Salve ragazzi, visto il successo del primo episodio, e vi ringraziamo di questo, abbiamo deciso di portare avanti una miniserie in collaborazione con la pagina Facebook de Il mistero della sigla di Lamù e Retro China HD. La voce che vi accompagnerà durante questo secondo files è come sempre quella di RaveTube. Sedetevi, mettetevi comodi, iscrivetevi al mio canale e voglio dire preparatevi a viaggiare indietro nel tempo. Era l'anno 1981, i bambini italiani sono abituati già da tempo a sognare con le serie nipponiche, entrate di prepotenza nell'immaginario collettivo, tanto da suscitare preoccupazione, a volte sdegno, addirittura interrogazioni parlamentari sull'impatto di una cultura così diversa sull'italica morale. L'alabarda spaziale è già divenuta materiale da proverbi, come l'astuzia di Lupin, la classe di Mimì Aiwara. A breve piccoli e grandi si troveranno a piangere la sorte di Lady Oscar o a tifare per il riscatto di Candy, suggellando il successo di un prodotto, l'animazione giapponese che da quel momento in avanti sarebbe divenuta parte integrante della vita di un'intera generazione, i cosiddetti figli di Goldrake. Eppure, nel marasma di serie più o meno riuscite in arrivo nel nostro paese, in quegli anni ce n'è una diversa da tutte le altre. La protagonista non combatte gli alieni, non è malinconica e seriosa, passa le giornate attaccata al suo assurdo fidanzato, va in giro in bikini, è sexy e lo sa, ha tanti amici con primari demenziali e le sue avventure sono tra le più nonsense e divertenti mai arrivate sui nostri schermi. Lei si chiama Lum, per noi Lamù, e scatenerà da sola quella che potremmo definire una sorta di piccola rivoluzione sessuale per i giovanissimi di quegli anni, divenendo insieme a Creamy e dopo la sola Miss Dronio la prima eroina sexy dei nostri ricordi. E suo malgrado, la nostra bella Lamù con la sua canzone sarà anche protagonista del mistero più assurdo e longevo che possiate immaginare. 30 anni di supposizioni, indagini e false piste per arrivare infine a... niente. Parte 2. Ma come ci arriva Lamù in Italia? In effetti il mistero è quasi tutto lì. All'epoca le serie venivano piazzate tramite intermediari operativi in fiere, quali Mifed o Mipcom. Il materiale nipponico non faceva eccezione. La parte del leone la facevano così agenzie quali la Olympus Merchandising, la Dorò, la ATB. Entità spesso create ad hoc da imprenditori di vario genere, accomunati da una scarsa conoscenza di marketing, ma da una grandissima capacità di improvvisare. La filiera era in genere semplice da seguire, il pacchetto di episodi veniva rilevato da un mediatore, il quale provvedeva all'adattamento italiano ed in genere alle sigle, per poi rivedere il tutto ai network televisivi interessati. Per quasi tutti gli anime vintage è possibile risalire infatti ai nomi e ai cognomi, reali o fittizi, di quasi tutte le professionalità coinvolte nel processo di traduzione, o perlomeno agli enti da cui venivano ingaggiati, quasi tutti per l'appunto, perché lo sbarco della nostra bella aliena nel bel paese farà da subito eccezione, sono tutti i punti di vista, e da questo in particolare. La prima testimonianza scritta dell'arrivo di Hurusei Yatsura in Italia è un diario scolastico fatto stampare dall'emittente napoletana Telecapri nel giugno del 1982. La matita del notissimo e compianto illustratore argentino Gustavo Lesta illustra sull'agenda una gran quantità di eroi dell'animazione, tra cui qualcuno che con il network dei faraglioni ha poco a che vedere. C'è Lady Oscar, c'è Mimì, ci sono Belle e Sebastien, c'è inspiegabilmente Cobra e ovviamente pure Lamù. Proprio alla nostra eroina vengono dedicate alcune righe molto significative, quasi a voler testimoniare la serie quale prodotto di punta per quanto riguarda il giovane canale di Costantino Federico, al cui nome peraltro, Ataru e compagni, rimarranno legati per un quarto di secolo. La prima nazionale risale al 26 gennaio 1984, su EuroTV. A fare da apripista per i diversi episodi c'è un pezzo pop rock molto orecchiabile, di ottima fattura e curato nei dettagli. Uno di quei pezzi tormentone da non dimenticare mai più. Di questa canzone però, 30 anni dopo, nessuno è in grado di poter dire il titolo, il nome degli autori o dei musicisti, anche solo di un fonico coinvolto nella lavorazione. Dietro l'apparente leggerezza della canzoncina si cela un inspiegabile e assurdo mistero in grado di resistere per 30 anni alle indagini instancabili degli appassionati di tutta Italia. In realtà, dei dati inerenti alla prima italiana di Lamù ce ne sarebbero pochini a prescindere. Mancano infatti del tutto i titoli di coda durante la sigla finale, base strumentale dello stesso pezzo cantato, e solo grazie a una serie di ragionamenti deduttivi si può risalire alla società responsabile dell'adattamento, la romana Richmond Sound. L'amatissima Rosalinda Galli, già nota per aver prestato la voce a Beauty in Titan 3 e a Venus in Atlas Ufrobo, doppia la protagonista e dirige un cast composto da giovani promesse del doppiaggio, da qualche vecchia gloria e addirittura alcune di quelle che sarebbero diventate vere e proprie leggende del doppiaggio. C'è Riccardo Rossi, all'epoca Ataru e oggi noto a tutti quale voce di DiCaprio e Depp.
C'è un giovanissimo Fabrizio Mazzotta, c'è niente meno che la grande Isa Di Marzio e c'è pure la giovanissima Monica Cadueri che interpretava Lana in Conan, Lilibit, Mary in Mimì e le ragazze della pallavolo. Artista dal talento cristallino, la quale purtroppo per noi abbandonò le scene pochi anni dopo. Altro non si sa. La Rickmon confeziona gli episodi doppiati e molto probabilmente monta la sigla sulla opening video per poi inviare gli episodi già pronti alle varie emittenti. Il tutto plausibilmente negli studi di Roma, via Ennio, Quirinio, Visconti, grazie al lavoro del montatore Giancarlo Cadueri. La società avrebbe dunque ricevuto i nastri del cartone e della sigla separatamente, realizzando poi in sede il mixaggio e fornendo ai doppiatori il materiale già pronto da doppiare, come confermato dagli artisti stessi. Ma il discorso non torna. Da dove arriva la opening italiana? L'ha fornita il distributore, Telecapre, l'ha reperita la Rickmon? Di nuovo nessuna certezza, solo ricostruzioni plausibili. Non è possibile rinvenire da nessuna parte delle informazioni verificabili riguardo tutta la procedura, complice anche la legislazione italiana dell'epoca, infatti di radio TV, la quale sanciva di fatto una situazione di anarchia quasi totale. Quella che è ragionevolmente certa, sempre ragionando per logica, è la quasi totale estraneità dei grossi nomi del mondo siglesco. Cavalieri del Re, Rocking Girls, tutte le leggende sono da considerarsi difficilmente coinvolte, anzitutto perché interrogate per prime, quando di Mistero di Lamù ancora non si parlava. No, la canzone arriva da qualche altra parte, forse da musicisti dilettanti, forse da qualcuno il quale per i successivi 32 anni sceglie di rimanere dietro le quinte rinunciando al successo, celebrità e qualche soldino, o forse da parte di qualcuno che non c'è più o che non può parlare. Siamo ormai al 1984, la carica di Lamù esplode in tutta Italia, rendendola immediatamente un'eroina di grandi e piccini. Chi c'era ricorda come iniziasse a girare qualche musicassetta pirata del pezzo misterioso, registrata direttamente dalla TV. Spesso accreditata ad Ataru. Qualcun altro ricorda i Condor o Vincenzo Spampinato, un nome che tornerà spesso nel corso degli anni. A Telecapri, presumibilmente importatrice dell'anime tramite la TBS, iniziano ad arrivare le prime telefonate. Non ne sappiamo nulla, rispondono, ma anche gli interni dell'emittente stessa pare si facciano la stessa domanda. Tra loro si dicono che la canzone sia stata registrata da due ragazze a Capri, ma sull'Isola Azzurra mancano le strutture adeguate a questo tipo di lavoro. Forse si confondono con il processo di lavorazione di Uffi Amico Mio, disco effettivamente registrato da due membri dello staff a Napoli per l'etichetta Splash. O forse più probabilmente riportano gossip e voci di corridoio ascoltate nell'ambiente di lavoro, pettegolezzi e nulla di più. I responsabili della programmazione di allora, il presidente Costantino Federico e la direttrice Ada Gargiulo, non rilasceranno mai dichiarazioni ufficiali al riguardo, sottraendosi praticamente fino ad oggi a quesiti degli appassionati. Qualcuno dirà che abbiano risposto agli appassionati di sigle di www.net, addirittura tramite avvocato, ma non ci sono prove. I negozi di dischi di tutta Italia iniziano a ricevere le prime richieste, sempre più pressanti. Ce l'avete il 45 giri di Lamù, ma non ce l'hanno a Napoli, né a Roma, né a Milano. La opening di uno dei cartoni di maggior successo di quegli anni sembra venire dal nulla. Anzi, se non fosse per la trasmissione stessa, si direbbe che non esista neppure. I fan tuttavia hanno ancora un'età media molto bassa e nessuno si impegna seriamente in un lavoro di ricerca, che all'epoca sarebbe stato sicuramente più facile e produttivo. E invece gli anni passano, ma nulla sembra sbloccarsi. Nel 1988, però, arriva una seconda serie di episodi denominata Super Lamù, e questa volta i titoli di coda generici ci sono, ma rimandano alla video recording, società legata ancora una volta a Telecapri. I tecnici tuttavia ripetono il ritornello già noto. Ci arrivano gli episodi già completi di pezzo iniziale, non possiamo aiutarvi. Sta per iniziare l'ultimo decennio del Novecento, quello in cui si assisterà al declino delle TV locali. In molte di queste, con ottima continuità, va regolarmente quel buffo e frizzante cartone, quello con l'aliena in bikini, quello che fa tanto ridere, quello con la sigla che tutti ricordano e che tutti iniziano a trovare, chissà perché, permeato da una nota sinistra e malinconica. Finisce qua il nostro secondo appuntamento con questo mistero che dura da un quarto di secolo. Se vi è piaciuto il video, fatecelo sapere con un commento e se vi va, passate dal mio canale, per l'appunto RaveTube, ma lasciate un mi piace che mi fa sempre troppo piacere. Come sempre ringraziamo la pagina del Mistero della Sigla di Lamù, andate pure lì a mettere un mi piace, per il materiale fornito e il supporto al progetto. Ci vediamo presto con un nuovo Files, stay tuned!